Cari amici, rieccoci, bentornati. Questa sera siamo qui con Margherita Olocco dell'azienda agricola Margherita Olocco. Ben arrivata Margherita. Ciao. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Vorrei presentarti però prima di farti la prima domanda. Diciamo che di te stessa dicono: la passione per la natura l'accompagna da sempre. È cresciuta in campagna e a un certo punto della sua vita ha deciso di trasformare i suoi hobby in fonte di reddito e quindi nel 2016 ha aperto una piccola azienda agricola. È vero, Margherita? Esatto, vero, proprio così. Ci racconti questa bella esperienza? Niente, a un certo punto la mia vita lavorativa è cambiata e quindi dovevo reinventarmi. Visto che insomma mi piace un po' mettermi in gioco, ho detto sai che c'è, provo a fare qualcosa che mi piace. Quindi ho aperto questa piccola azienda agricola, perché è piccolina, insomma spero di farla crescere ancora un po', ma vorrei rimanere in una cosa un po' così di nicchia. E che si trova? Si trova a Borgodale, provincia di Vercelli, sì. Nei pressi del lago di Viverone, Castello di Masino, quindi anche una zona interessante dal punto di vista turistico, siamo in mezzo alla natura e alla tranquillità. Una meraviglia. Cosa facevi prima però? Allora, prima lavoravo in un'azienda e mi occupavo di tutt'altro, una grossa ditta che ha chiuso, una multinazionale americana, e facevo di tutto un po' anche lì, mi occupavo sia della produzione che anche un pochino di qualità. Quindi, poi insomma, hai cambiato completamente, completamente il settore. Ecco, sei da sola in questa esperienza o insomma è qualcuno che ti dà una mano, qualcuno che ti accompagna? Sono da sola fino a un certo punto, nel senso che principalmente sì, però il mio compagno che è bravissimo e insomma a babbo morto, tempo perso, mi dà una bella mano, lui fa il giardiniere, quindi insomma tutto un po' si lega. E poi ho aperto una collaborazione con un'estetista, che è la mia estetista, una mia amica, perché insomma produco principalmente miele, ma insomma, magari poi ci arriviamo dopo, c'è una cosa particolare. Anche ce l'abbiamo qui proprio di fianco, tu ce l'hai gentilmente portato in studio, però facciamo un attimo un passo indietro. Certo. Insomma, il 29 ottobre 2017 inauguri lo Chalet delle Api, che è il primo apiario integrato in Piemonte. Esatto. Quindi mica pizza e fichi, come si dice, no? Esatto. Di cosa si tratta? Allora, mi permetto, faccio ancora anch'io, sì, un piccolo passo indietro. Quando ho iniziato l'attività insomma agricola, dove produco anche verdura ma principalmente miele, ovviamente avevo bisogno di qualcuno che mi insegnasse un pochino a gestire le api, perché ok, bello tutto quello che vuoi, però certo, sai, dagli hobby poi farli diventare professione, insomma il passo non è proprio piccolo. Quindi insomma intraprendo questa collaborazione e inizio ad imparare da un apicoltore esperto, tal Francesco Collura, che insomma parla che ti parla, lui collaborando con l'Associazione Italiana di Apiterapia mi fa conoscere l'associazione e quindi anche il primo apiario integrato, mm-hmm, che è comunque a Marostica. Mm-hmm. Vedo questa cosa, mi piace, io Luciano appunto, il mio compagno, diciamo vabbè facciamocene uno anche noi a Borgodale, perché insomma è carino e bello. Si tratta di una casetta, una struttura in legno a cui sono collegate delle arnie, c'è una rete di divisione tale che non permetta ovviamente alle api di entrare all'interno, certo, ma che permetta di far passare tutti gli odori, i profumi che ci sono all'interno dell'alveare. Respirare l'aria dell'alveare ha delle proprietà, insomma, non da poco. Ma dici, ci sarei arrivata, nel senso che questo apiario integrato permette di beneficiare di moltissime cose. Per esempio, citiamo la prima, andiamo magari in scala perché, certo, ce ne sono veramente tante. L'apiaromaterapia. Esatto, allora stai lì dentro, ti rilassi, respiri, quest'aria e cioè l'ambiente si satura dell'odore dell'arnia, quindi del polline, propoli, insomma tutte queste sostanze benefiche che ci sono all'interno dell'alveare e che attraverso la respirazione riesci diciamo ad immettere nel tuo corpo e quindi allevia. Ovvio, io faccio l'apicoltore, non faccio il medico, però ripeto, la cosa in collaborazione ha dei benefici comunque. Ha dei benefici a livello soprattutto respiratorio. Respiratorio. Poi abbiamo l'api sound. L'api sound perché le api lavorando hanno questo ronzio, questo loro, possiamo dire, rumore, che io lo sento più come un suono, che ha una frequenza di 432 Hz, la stessa frequenza del suono della natura, quindi di un ruscello, delle onde del mare,
E questo quindi può rilassa, servire a, sì, a livello psicofisico proprio. Direi che ne avremo tutti bisogno, ti verremo tutti a trovare assolutamente, anche perché noi lo diciamo sempre, cari amici, viviamo comunque in un turbine, no? In un mondo dove sì, insomma si lavora, ci sono 1500 cose da fare, lo stress insegue un po' tutti, quindi potersi dedicare ogni tanto a queste cose naturali poi alla fine penso che faccia veramente bene, certo, a tutto. Poi c'è un altro, apipep didattica. Che okay, cos'è? Allora, vabbè, la pet therapy ormai sappiamo tutti cos'è, no? Quindi il contatto con gli animali, con la natura, sebbene l'app è un insetto, non un animale, però grandi e piccoli, tutti ne restano sempre affascinati. Come ti dicevo, le arnie sono collegate, c'è un vetro che divide, insomma, dall'esterno, no? Oltre alla rete sotto di cui ti parlavo prima. Quindi le persone da molto vicino possono vedere l'interno dell'arnia, cioè se l'apicoltore esce e apre queste arnie, tira su i vari telaini, uh-huh, e può mostrare da molto vicino alle scolaresche piuttosto che i curiosi, diciamo, perché anche gli adulti, no, si innamorano del mondo delle api, quindi è un bel modo per fare della didattica in sicurezza soprattutto. In sicurezza, lo dico, certo, perché a volte c'è chi è un pochino fobico, scettico, ha paura degli insetti, lì assolutamente non possono entrare. Non c'è nessun tipo di problema. Tra l'altro so che da te si possono fare anche dei trattamenti, dei massaggi, sì, vero? Col miele? Ti dicevo, no, allora, ti raccontavo prima di questa estetista con cui collaboro, che è anche un'amica molto brava, insomma Rosy De Santis. La salutiamo perché ci starà guardando. La salutiamo, certo, lei è di Settimo Torinese. E insomma lei è molto brava e ha tutta una serie di competenze. Quando io gli ho parlato della piano integrato abbiamo pensato di abbinare la possibilità di fare un massaggio all'interno, mm-hmm, non usiamo trattamenti particolari se non creme basi, mm-hmm, proprio per non alterare i profumi che ci sono all'interno di questa stanza, certo. Quindi insomma si tratta di tutta una serie di trattamenti che poi ovviamente vengono coordinati con l'estetista stessa, principalmente legati però appunto proprio al rilassamento, al benessere, perché uno più si rilassa meglio respira e più acquisisce benefici. Certo. E tra l'altro questa sera ci hai portato, Margherita, qui un po' di confezioni, insomma, sì, un po' di barattoli di miele, ci hai portato anche queste brosciurine che vediamo qua, cari amici, anche insomma questo miele un po' più chiaro rispetto agli altri. La caccia, sì, da noi viene molto, molto limpida, molto quindi pura. Fai diverse varietà di miele, ecco, ce le racconti, insomma, per esempio prendiamo questa che è la caccia. Ecco, più allora, chiaro, no? Si chiaro, vede? Sì, è un miele che ha un sapore, diciamo, base, nel senso che è dolce, non ha retrogusti strani, è sicuramente il migliore per dolcificare perché non altera il sapore delle bevande, mm-hmm, e questo principalmente lo produciamo proprio da noi a Borgodale, mm-hmm, perché poi le api noi le prendiamo e le spostiamo anche in montagna per seguire le fioriture. Poi dopo, cosa importante, il nostro miele biologico, cioè parlo, sì, sempre al plurale, anche se l'azienda è mia, ma perché, ripeto, il mio compagno mi aiuta e quindi certo, posso parlare al plurale, è un miele biologico, quindi si fa anche attenzione a dove vengono portate, no? Cerchiamo di portarle lontano da coltivazioni intensive, da... Certo, insomma, magari zone inquinate ovviamente. Esatto, quindi, dove ci possono essere dei rischi per loro, insomma, vediamo bene le nostre apine. Ecco, quali sono i risultati più importanti che a tuo avviso sono stati raggiunti in questo percorso tuo? O comunque quelli, guarda, che ti hanno dato più soddisfazione, ecco. Tanti, cioè veramente sono tanti. Sicuramente, vabbè, la produzione del miele, guarda, quando poi lo fai assaggiare alle persone ti fanno i complimenti, ma anche persone che non avevano mai mangiato il miele, no? Magari mi dicono no, il miele non fa per me, io poi faccio qualche fiera, qualche mercatino, quindi amo farlo assaggiare alle, certo, persone e raccontarle anche come lo faccio, quant'altro. A volte mi dicono no, perché a me il miele, poi invece lo assaggiano e mi dicono no, però questo è buono, però questo è buono, fa bene. Quindi, quali sono le proprietà del miele? Ecco, perché magari non tutti insomma sanno. Proprio, guarda, no, il miele è un prodotto straordinario, insomma proprietà ne ha tantissime. Diciamo le principali tre proprietà. Ma vabbè, allora ha un pochino questo effetto antibatterico, mm-hmm, è sicuramente un buon energetico. E terzo non saprei, guarda. È buono. Si mangia volentieri, ecco. Senti Margherita, che competenze deve avere chi decide di intraprendere una strada imprenditoriale come la tua? Ma allora, secondo me prima cosa ci va dell'entusiasmo.
e della voglia di mettersi in gioco. Tu ce l'hai, si vede. E poi bisogna avere voglia di imparare, insomma, tanta buona volontà. Poi le soddisfazioni arrivano. Arrivano. E ti danno la voglia per continuare. Per continuare. Tu dicevi prima che ogni tanto fai qualche mercatino, qualche piccola fiera, ma in Piemonte o anche fuori? No, in Piemonte. In Piemonte. Sì. Principalmente in provincia di Torino. Torino, Vercelli, insomma, nel Biellese, però mi muovo abbastanza nei limitrofi, ecco. Tra l'altro, tu prima hai citato Francesco Collura, sì, no? Esperto apicoltore e coordinatore regionale dell'Associazione Italiana di Apiterapia. Sai che la prossima, insomma, volta, insomma, domani sostanzialmente ce l'avremo qui in studio. Fantastico. L'abbiamo voluto invitare proprio perché, insomma, siamo entrati con te in questo bellissimo mondo che non è conosciuto da tutti e lui ci darà sicuramente una panoramica di questo settore a livello regionale, per cui, insomma, fagli, avvisalo, insomma, che questa sera siamo in onda e che, insomma, ci sarà e ci e farà molto piacere poi a lui. e che toccherà poi a lui. Direi bene, Margherita, siamo giunti al termine della nostra sfida vincente. La serata quest'anno è un pochino più corta, però ti rinviteremo perché le cose che, insomma, ti avrei voluto chiedere sarebbero state molte di più, ma il tempo è tiranno, come si dice, certo. Però almeno abbiamo dato un'idea, no? della tua azienda agricola. Quindi ringrazio molto Margherita Olocco dell'azienda agricola Olocco Margherita per essere stata con noi, grazie. E cari amici, ringrazio molto anche a voi, vi do appuntamento domani proprio con Francesco Collura che ci parlerà anche lui di apiterapia. Ciao!